Telespettatori di Serie TV, buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di oggi, martedì 23 agosto 2023. Andiamo a vedere insieme i titoli con le principali notizie del giorno. La questione immigrazione diventa provinciale, il sindaco di Castione auspica un freno all'accoglienza. San Pellegrino, 57enne, annega nel Brembo mentre si trova nell'acqua per rinfrescarsi. Non è un'estate per anziani, viaggio al CTE di Longuelo, unico luogo di riparo e ritrovo. Social e minori, ecco un video di sensibilizzazione per tutelare i dati sensibili. Calciomercato salta il trasferimento alla Roma, Zapata resta a Bergamo, c'è anche l'ok di Gasperini. E noi apriamo il nostro notiziario tornando sulla questione immigrazione. È tornata in auge da una parte con la maxi rissa scoppiata domenica in centro a Bergamo, dall'altra con la protesta, seppur molto pacata, del sindaco di Romano di Lombardia, che abbiamo avuto in collegamento ieri, il quale si è ritrovato un numero anche importante di immigrati in paese, insomma, aveva parlato di bolla pronta a scoppiare. Questa sera abbiamo in collegamento un altro sindaco. Passiamo dalla bassa pianura bergamasca alla Valseriana, andiamo a Castione della Presolana perché il primo cittadino che abbiamo appunto in collegamento, Angelo Migliorati, si è esposto nelle ultime ore circa appunto la questione immigrazione che continua ad essere un fenomeno un po' sregolato e che spacca inevitabilmente anche la politica. Sindaco, le chiedo la sua posizione ad agosto 2023 circa queste accoglienze, forse a tratti un po' scriteriate, ma lascio dire a lei qual è il suo parere e le sue rimostranze. Ecco, buonasera e grazie. Noi ospitiamo in un CAS, che è un centro di assistenza straordinaria, 60 migranti. Sono partiti in 19, ora siamo a 60. Abbiamo gli stessi problemi del sindaco di Romano e che il sindaco Gori di Bergamo dice, per cui una presenza massiccia sul territorio di migranti e soprattutto adesso anche la presenza di minori che vanno a gravare sulle casse comunali. Giusto 10 giorni fa sono stati trovati all'interno del CAS tre minori. Questi tre minori li abbiamo dovuti mettere in comunità per minori e ovviamente il costo è a carico nostro. È un costo notevole di cui 100 euro ci vengono rimborsati allo Stato. La cifra superiore la mettono in comune, per cui già adesso dobbiamo impegnare cifre importanti. Sindaco, appunto, come diceva lei, le richieste da parte dei primi cittadini sono molto simili, almeno nei paesi maggiormente coinvolti. Le chiedo, c'è un po' la sensazione di essere lasciati soli o comunque di essere come comune, come amministrazione, un po' l'anello debole di una catena che parte ovviamente oltre, direi, al governo italiano, arriviamo addirittura alla politica internazionale e poi i primi sindaci si trovano tra capo e collo situazioni anche gravose da gestire. La sensazione proprio è di una incapacità del governo di gestire il fenomeno migratorio, negandolo probabilmente per motivi ideologici, però non affrontandolo. È un problema che non è un'emergenza, non serve lo stato d'emergenza, serve una politica di accoglienza seria e di gestione anche di flussi. Andare sempre a ragionare con l'emergenza e scaricare sempre sui comuni il problema non è intelligente. Le prefetture, a loro volte vengono comunque coinvolte dal Ministero, scaricano tranquillamente sugli enti locali i problemi e anche i costi in buona parte. E questo non è assolutamente giusto. Sindaco, nelle ultime ore le faccio l'ultima domanda. Si è eletto di appunto una schiera di sindaci, tra cui lei, ma se mi sto sbagliando mi corregga, quali hanno un po' puntato il dito contro alcune parti sociali che insomma accolgono immigrati in maniera diciamo scriteriata. C'è qualche associazione, qualche ente, qualche realtà che secondo voi insomma sta appunto accogliendo un po' troppi immigrati dal vostro punto di vista? Ma dal punto di vista di Castione parlo di noi, abbiamo questo edificio che è della parrocchia delle Grazie di Bergamo, che l'ha affittato a una cooperativa piemontese e credo che l'unico obiettivo della parrocchia delle Grazie sia fare cassa, cioè prendere 50.000 euro di affitto all'anno. Credo che magari soprattutto una parrocchia dovrebbe porsi altri problemi che è usare i soldi dell'affitto più che altro per andare incontro a queste persone e non scaricarle addosso ai comuni.
Sindaco, io la ringrazio di cuore per il suo intervento, per la sua efficacia. Ovviamente torneremo sulla questione qualora ci fossero dei risvolti positivi o ancora più negativi, ma almeno per quanto riguarda la vostra situazione, speriamo di no, speriamo che il fenomeno trovi prima o poi una quadra. Grazie, sindaco. Grazie a lei. E noi passiamo a un altro sindaco, un'altra amministrazione comunale, quella di Ambivere, che dopo le deleghe ritirate al vice sindaco Vittorio Leoni, all'assessore Gian Pietro Visconti, ha visto dimettersi anche il sindaco Silvano Donadoni, con il comune che ora passa nelle mani del viceprefetto Marisa Amabile. Il primo cittadino si è dimesso per il venire meno del rapporto di stima e rispetto con i due collaboratori, ha detto lo stesso Donadoni. La causa scatenante sarebbe stato il tentativo di far approvare a febbraio, durante una sua assenza per ferie, una delibera già da lui rigettata a novembre 2022. Nella giornata di ieri si sono dimessi inoltre altri sei consiglieri comunali. Il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, ha così avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Ambivere, nominando il viceprefetto Marisa Amabile e tutte le deleghe e i poteri per quanto riguarda la giunta e il consiglio comunale. Dalla politica passiamo adesso alla cronaca. Andiamo in Val Brembana, San Pellegrino Terme, perché questa mattina un uomo di 57 anni è morto, annegato nel fiume Brembo, nel tratto che costeggia proprio la località termale Brembana. L'uomo era ospite di una comunità per la salute mentale della zona. Sembra che si stesse rinfrescando per via delle temperature torride di questi giorni, con i piedi nell'acqua quando è caduto e non ha più ripreso conoscenza. Un malore o una caduta accidentale, le cause del decesso sulle quali si sta cercando naturalmente di fare chiarezza. A dare l'allarme è un passante che lo ha visto in acqua, sul posto sono giunti i soccorsi con l'elicottero, un'ambulanza e due automediche, ma non c'è stato nulla da fare. Restiamo a parlare di cronaca, ma veniamo in centro a Bergamo perché l'incendio di Via Moroni non dà davvero tregua. Lo ricorderete quanto accaduto solo 48 ore fa, nella mattinata di lunedì, con i quattro palazzine, i tetti di quattro palazzine che hanno preso fuoco, rendendo inagibili 40 abitazioni. Ebbene, nel primo pomeriggio di oggi il rogo è tornato a riesplodere, fortunatamente in misura minore, ma anche complici le torride temperature. Una trave ha preso fuoco e ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire per spegnere le fiamme e ovviamente riaccertarsi circa i danni alle palazzine. I residenti stanno succedendosi insieme agli stessi vigili del fuoco per tornare nelle proprie abitazioni a recuperare ciò che si è salvato dalle fiamme, dovendo prolungare la propria permanenza in altri alloggi diversi dalla propria residenza. Il comune di Bergamo ha messo a disposizione le Central Hostel e sul web sono già partite raccolte fondi per aiutare appunto le persone che in questo momento non hanno una casa. A Verdello adesso per chiudere la pagina di cronaca, un 37enne di origini senegalesi è stato trovato dai carabinieri di Verdello in sella alla sua bicicletta mentre pedalava per il centro del paese nonostante fosse agli arresti domiciliari. A tradirlo è stato il fatto che indossasse la maglietta del Barcellona, l'inconfondibile camiseta blaugrana, la stessa che aveva addosso il 9 agosto quando era già evaso dagli arresti domiciliari. Dopo essere stato messo in carcere in seguito ad un provvedimento del Tribunale di Rimini per rapina. I carabinieri insospettiti lo hanno fermato, accertandosi che fosse proprio lui, e essendo la seconda volta nel giro di 12 giorni, il magistrato ha disposto ovviamente l'arresto. E ieri davanti al giudice il 37enne ha raccontato di essere uscito perché era in preda a forti dolori addominali e cercava una farmacia dove acquistare farmaci. Il suo arresto è stato convalidato ed è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Processo per direttissima in programma il prossimo 26 settembre. Lasciamo la cronaca e parliamo adesso di attualità. Lo abbiamo detto già diverse volte in apertura di questo telegiornale. Le torride temperature stanno rendendo l'estate davvero complicata per molti, soprattutto per gli anziani, spesso lasciati soli e in difficoltà per il caldo. Trovano nel CTE, Centro per tutte le età, un luogo di ritrovo. Noi siamo andati in uno di questi, a Longuelo, in città, per capire appunto come trascorrono le loro giornate. Sharon Bordogni. Mi chiamo Borsatti Gianfranco e ho 79 anni. 82 anni. Mi chiamo Marina Travizza.
Lina Madaschi, 91 anni, 92 a dicembre. Ghilardi Enzo. Quanti anni ha? 81. Sono 150 gli anziani che ogni pomeriggio si presentano al centro della terza età di Longuelo per prendere un caffè, leggere il giornale in compagnia o giocare a carte. Tra una partita a scopa e una a scala 40 si parla di calcio, si fanno battute e soprattutto si ride tanto. Gesti semplici, quotidiani, che spingono molti anziani soli a uscire di casa per afferrare a mano tesa l'amicizia e la socialità che si vengono a creare tra i frequentatori del centro. Ho deciso di venire al centro perché se non ci fosse diventiamo matti a casa, già siamo sclerotici, perché questo è un posto sociale che è molto molto importante. Mi hanno invitato gli amici, vieni lì al pomeriggio perché ci troviamo tutti e piano piano si fa amicizia e si perde un paio d'ore a giocare a carte. Che vengo qui a passare un paio d'ore a giocare un po' a carte con le nostre donne che abbiamo. Il centro mi ha dato la vita, perché altrimenti stare in casa non riuscirei più a uscire. Invece il centro mi aiuta a vivere. Ma io sono 20 anni che vengo al CT per fare la partita o a carte, biliardo, quello che c'è, anche le bocce, dipende quello che c'è. Io non sto qua a fare niente, o leggo il giornale, se no scappo. Ma ci divertiamo, giochiamo, facciamo un po', ci ritorna bambini. Dagli anziani passiamo ai minori, perché c'è una questione molto delicata, che è quella relativa alle condivisioni sui social network di immagini o comunque informazioni relative ai minori di 18 anni. C'è un video diventato virale per sensibilizzare proprio le famiglie circa la condivisione, ma soprattutto la protezione di dati sensibili. Silvia Valenti. Immaginate di andare al cinema e trovarvi sullo schermo vostro figlio o figlia di 20 anni più grande che racconta di aver subito furti d'identità e atti persecutori online. È l'esperimento sociale condotto dalla compagnia tedesca Telecom per sensibilizzare sulla condivisione sui social di foto e video di bambini. Grazie alla capacità predittiva dell'intelligenza artificiale è stata creata una versione digitale di Ella, questo è il nome della bimba di 9 anni, adulta come presumibilmente potrebbe diventare. Ma è proprio anche a causa della tecnologia che i dati forniti inconsapevolmente o con leggerezza dai genitori attraverso immagini e audio possono presentare seri rischi e rivelarsi materiale utile per chi vuole farne usi distorti. Un video divenuto virale che pone di fronte alla questione della privacy dei minori, puntando sul forte impatto emotivo. Quello che accade oggi è da un lato il desiderio e dall'altro il bisogno di confrontarsi con altri genitori, e questa realtà virtuale permette loro di avere uno spazio in qualunque momento della giornata, spazio fisico che non sempre è a disposizione. Oltre il 75% dei genitori condivide sui social media contenuti riguardanti i propri figli, ritenendo che non vi siano problemi di sicurezza. Rappresentano ricordi da mostrare ad amici e parenti, momenti felici dei quali rendere partecipi conoscenti, senza considerare che quello che si pubblica online resta come un'impronta digitale permanente, che può avere anche impatti sociali e psicologici sui ragazzi. Andiamo di nuovo a discutere di quello che è il diritto all'oblio, ovvero la possibilità di non avere traccia di sé nel tempo, mentre se vengono depositate immagini e momenti di vita, queste rischiano di rimanere sempre nel cervello remoto del web, che in un futuro possono diventare anche scomodi, perché possono dare inizio a un cyberbullismo. C'è tutto il rischio del mondo del web più torbido, quindi l'acquisizione di immagini e un vero e proprio rischio per il bambino in quanto bambino. Dai piaceri virtuali, spesso futili, passiamo a quelli invece reali, molto concreti, che portano a contatto diretto con la terra, perché in queste ore a Bergamo inizia la vendemmia e noi siamo stati a vedere come funziona, dal raccolto fino alla spremitura del mosto. Signore e signori, è tempo di vendemmia. In provincia di Bergamo proprio in queste ore è iniziata la raccolta dell'uva,
una delle pratiche più affascinanti e attese dell'anno agricolo. Contrariamente a quanto si possa pensare, le ultime giornate torride e secche hanno salvato buona parte della produzione, messa a dura prova da una stagione ballerina contraddistinta da piogge intense e concentrate in un periodo ristretto dell'anno. Nella Bergamasca si attendono 40.000 ettolitri di produzione, con le basi spumante ad inaugurare la vendemmia. L'uva Chardonnay ha aperto la raccolta come da tradizione. Noi siamo stati a Mozzo, nella tenuta Masnada, dove la cooperativa Oikos coltiva vigneti biologici al 100%. L'arte della raccolta è tutta da gustare, un lavoro certosino di pazienza e precisione, dove il lavoro di squadra è centrale per la condivisione e per tenere alto l'umore, perché lavorare col sole a picco e con 38 gradi non è certo facile. Alla fine il momento della vendemmia è un momento di festa, un momento sociale in cui insieme ci si congratula a vicenda dei risultati portati a termine, quando va bene ovviamente. La conferma dell'annata buona arriva osservando e toccando i grappoli. Rese volutamente basse per migliorare la qualità che quest'anno c'è nonostante si temesse il peggio verso fine maggio, inizio giugno. Invece diciamo che abbiamo iniziato con lo Chardonnay per le basi spumante e poi arriveremo fino a fine settembre con i rossi. Quindi un totale stimato di media di produzione sulle 30.000 bottiglie l'anno. L'uva viene raccolta dalle vigne e trasportata poi alla cantina sociale Val San Martino di Pontida. Qui a ondate viene rovesciata nella pigiatrice che ripulisce i chicchi da bucce e impurità e filtra il mosto. L'uva viene ricevuta in cantina, viene pesata, così in base al quantitativo sappiamo dove destinarla. Viene successivamente messa nella pressa, che è una sorta di gabbia contenente un polmone in gomma. Questo polmone in gomma, grazie alla forza del compressore, schiaccia l'uva in modo da estrarne il succo. In definitiva il succo viene separato dai raspi e da tutte le vinacee e viene poi fatto sedimentare per poi essere fermentato e diventare vino. Non resta che attendere circa 2 anni per degustare le bollicine 2023. Vedendolo nascere, un calice avrà sicuramente un gusto tutto particolare. Dal buono al bello, dal buono del vino al bello delle nostre parti storiche della città. Piazza Duomo e Piazza Vecchia, due luoghi simbolo di Città Alta, saranno protetti dallo scudo blu, il simbolo internazionale della protezione dei beni culturali dai rischi di conflitti armati, indicato dalla Convenzione dell'AIA del 1954, il quale disciplina la tutela di beni, mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli. Il simbolo era già stato apposto recentemente al Teatro Donizetti. Per quanto riguarda Piazza Duomo e Piazza Vecchia, la cerimonia di affissione nelle due piazze si svolgerà in occasione del Santo Patrono, Sant'Alessandro, sabato 26 agosto alle 12.15, dopo la messa solenne alle 10.30 in Duomo, tenuta dal Vescovo Monsignor Francesco Beschi. A seguire in Piazza del Duomo, saluti del Ducato di Piazza Pontida, presentazione del progetto da parte di Croce Rossa e alla presenza delle autorità, tra cui ancora il Monsignor Beschi, Vescovo di Bergamo, e il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Infine, lo svelamento degli scudi, uno per ciascuna delle due piazze. Ci fermiamo un attimo, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo. Seconda parte interamente dedicata all'Atalanta, c'è un'importantissima notizia di calciomercato. Seconda parte del nostro notiziario che apriamo con l'Atalanta, calciomercato, buone notizie arrivano da Zingonia. Duván Zapata resta all'Atalanta. Manca l'ufficialità, ma da più fonti è emerso che mister Gasperini, società e giocatore hanno trovato l'accordo per far sì che il colombiano resti in nero-azzurro. Sulle sue tracce c'era con insistenza la Roma a caccia di un centravanti che sostituisse Abraham infortunato. Zapata ha un contratto con l'Atalanta fino al 2025, un giocatore simbolo per le ultime stagioni atalantine, il quale aveva dato già ottimi segnali sia nel prestagione che all'esordio contro il Sassuolo, complice anche il lungo infortunio del neoacquista El Bilal Touré. Insomma, Zapata torna più che mai al centro del progetto Atalanta.
Atalanta che prosegue ovviamente la sua stagione dopo il successo in casa del Sassuolo, è tempo di pensare al Frosinone, designazioni arbitrali oggi che hanno portato Juan Luca Sacchi di Macerata a dirigere la sfida Frosinone-Atalanta, seconda giornata di Serie A in programma sabato 26 agosto alle 18.30 al Benito Stirpe di Frosinone. I suoi assistenti saranno Pagliardini di Arezzo e Perrotti di Campobasso, al VAR Dionisi dell'Aquila e Matteo Gariglio di Pinerolo. Sacchi ha arbitrato già 7 volte l'Atalanta tra la stagione 16-17 e quella dell'anno scorso. Bilancio ampiamente a favore, 5 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Uno solo invece il precedente con il Frosinone, che venne sconfitto dal Genoa in casa nella stagione 2017-2018. Intanto è corsa ai biglietti per l'esordio casalingo della stessa Atalanta, che avverrà sabato 2 settembre alle 20.45 contro il Monza. Esordio nel Gewiss Stadium in fase di ristrutturazione, le vedete le immagini, curva sud che procede spedita, ma soprattutto il nuovo schermo luminoso da 70 metri quadrati che è stato installato in cima alla curva nord, la curva Pisani, per sostituire proprio quello storico rimosso dalla curva sud. Per quanto riguarda i biglietti di Atalanta-Monza, la vendita scatterà alle 10 di domani, giovedì 24 agosto, tramite ovviamente i canali Viva Ticket. Si va dai 20 euro della curva Pisani ai 279 della Peach View con Hospitality. Inutile ricordare che curva sud e distinti non saranno a disposizione proprio per i lavori in corso. Intanto corre anche la campagna abbonamenti per il mini girone di Europa League. 3 gare interne da vivere al Gewiss con sono un'idea che affascina sempre la tifoseria nerazzurra. Atalanta ha reso noto ieri sera che sono già stati venduti oltre 3.000 mini abbonamenti proprio per la Coppa. Per il mini abbonamento si va dai 65 euro della curva Pisani ai 394 della tribuna d'onore. Con le notizie ci fermiamo, ma andiamo a vedere notizie importanti, quelle che riguardano il meteo. Cerchiamo di capire se la morsa di calore mollerà un po' la sua presa. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Domina ancora l'anticiclone africano nelle prossime ore sull'Italia, però vedete come inizia a mostrare i primi segnali di cedimento per l'afflusso di correnti più fresche atlantiche che andranno gradualmente a scalfire la cupola anticiclonica a partire dalle Alpi nel corso di venerdì e soprattutto nel weekend. Partiamo con ordine però dalle previsioni della Lombardia per la giornata di giovedì, che sarà ancora stabile, ben soleggiata e molto molto calda, con massime fino a 38-39 gradi in pianura. Primi temporali sull'arco alpino verso sera. Per quanto riguarda la provincia di Bergamo, quindi giovedì avremo questa giornata ancora soleggiata, verso sera arriva qualche velatura per i temporali che potranno interessare le Alpi, soprattutto i settori retici. Vedete le temperature sempre molto elevate, con punte di 36-38 gradi nella bassa bergamasca. Venerdì giornata ancora simile, ma verso sera aumentano le probabilità di temporali che potranno interessare anche i nostri settori orobici. Infatti ci aspetta un cambiamento del tempo più drastico nel corso del weekend, arriva questa perturbazione accompagnata da aria più fresca, quindi temporali più diffusi sabato in montagna, verso sera localmente potranno già interessare le zone pianeggianti, domenica temporali diffusi e calo termico anche molto sensibile e poi ancora lunedì possibilità di qualche nuovo fenomeno in un contesto climatico che sarà decisamente più fresco rispetto a quello di questi giorni. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Insomma, una bella boccata d'ossigeno anche solo vedendo le immagini dal monitor. È tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e con il nostro notiziario vi rimando a domani alle 19.15 sul canale 94.